Il progetto Iguvia è nato nell'estate del 2020. Eravamo appena stati travolti dagli effetti della pandemia e Iguvia si è resa conto, insieme a noi, che c'era bisogno di iniziare a progettare un nuovo modo di lavorare. Abbiamo deciso di creare una nuova policy, diciamo, di smart working con l'obiettivo, uno, di dare un motivo alle persone per rientrare in ufficio. Quindi sentivamo comunque nascere il desiderio anche dei nostri colleghi di tornare e di rivedersi. Abbiamo lavorato con EFEM per cercare anche di trasformare questo nostro nuovo concetto di modalità di lavoro ibrido negli spazi in cui passiamo poi le nostre giornate. E quindi EFEM ci ha aiutato innanzitutto ad ascoltare i nostri dipendenti e a raccogliere quelle che erano le loro esigenze ed è emerso che comunque l'obiettivo primario del tornare in ufficio nasceva proprio dall'esigenza di interagire con i colleghi. Le fasi principali del progetto sono state un momento iniziale anche piuttosto esteso di ascolto e di partecipazione diffusa. Questo ha coinvolto delle interviste alle figure apicali, ma anche un sondaggio rivolto a tutta la popolazione, dei workshop per capire quali siano i journey dei dipendenti. Questa prima fase è stata seguita ad un momento molto vivo invece di co-creazione. Abbiamo creato proprio dei gruppi di lavoro che hanno lavorato concretamente a delle proposte. Siamo andati a convergere su delle azioni, su delle soluzioni, su delle pratiche, a studiare, a sperimentare quelle che potevano disegnare di fatto il nuovo modo di lavorare di Iguvia. Accanto a questo abbiamo iniziato a progettare anche degli spazi. Non abbiamo bisogno del controllo, non abbiamo bisogno di vedere le persone 5 giorni su 5, 8 ore al giorno davanti a un PC per sapere che le cose funzionano. Abbiamo bisogno di dipendenti che siano felici di stare in Equia e che abbiano piacere di venire in ufficio proprio perché in ufficio possono trovare delle cose che non possono trovare a casa. Io credo che con la rivisitazione degli uffici, con rendere gli spazi di incontro ancora più piacevoli, anche esteticamente, creare degli spazi di condivisione più ampi, questo obiettivo sarà raggiunto. Con questo percorso Iguvia ha scoperto una ampissima possibilità di, per esempio, ridurre la quantità dei meeting, lavorare in modo molto più asincrono, non pretendendo di essere tutti nella stessa stanza fisica o virtuale, ma nel darsi dei task, darsi delle responsabilità che in autonomia le persone possono affrontare. E sono emerse alcune direttrici. Una prima direttrice è quella della socialità, ovvero del recuperare quel patrimonio relazionale che in questi anni si è perso. È stato necessario ricreare le occasioni, però ricreare anche i format, le modalità per rimanere connessi ai propri colleghi. La seconda area è stata proprio quella della definizione di quel vademecum, quell'insieme di regole, di buone pratiche che consentono di lavorare in modo produttivo. Quello che alle persone di cui vi è piaciuto del progetto con EFM è che si sono sentite coinvolte, quindi non è stata una decisione che è arrivata top down, ma hanno potuto partecipare, dare la loro opinione. Poi un aspetto, se vogliamo, più pratico che è stato molto apprezzato è stato l'utilizzo durante anche questi workshop collaborativi di tool per fare appunto brainstorming virtuali e quant'altro, che hanno proprio mostrato in concreto che una nuova modalità di lavoro è possibile. Quello che ci ha colpito positivamente nelle reazioni, diciamo, a questa modalità di interagire è stato l'enorme livello di ingaggio delle persone. C'è stato un piacere, c'è stata una spontaneità, c'è stata una sincerità delle persone nel portare se stesse. Quali sono i bisogni che sono emersi? La necessità di avere maggiore spazio per la condivisione, per la collaborazione, per la socialità. Accanto a questo, iniziare a parlare di open innovation. Grazie allo stimolo di EFM abbiamo visto e pensato e ragionato sul concetto di hub quarter, quindi non essere più solo concentrati sul proprio interno, ma proprio aprire le porte e aprire una rete di connessioni anche all'esterno. E per l'ufficio essere quel momento, quello spazio di scambio, non solo scambio interno, ma anche scambio con le persone con cui poi generiamo valore sul mercato.